Buonasera a tutti, chiamiamo l'appello. Prego, segretario. Angileri, presente. Ciancimino, Cibella, Costa, Picaro, Ganduccio, Inglese, Liberto, Miceli, Mulè Alfredo, Mulè Enza, Mulè Federica, Quartararo, Siracusa, Tortorici Giovanni, presente. Tortorici Salvatore. Grazie segretario, nominiamo gli scrutatori Cibella Calogero, Costa Vincenzo e Mula Federica. Allora, buonasera a tutti, prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale vorrei proporre di osservare un minuto di silenzio in memoria dei nostri concittadini Valid e Zina Mussa che recentemente ci hanno lasciato. Thank you.
procediamo con l'ordine del giorno. Allora, il primo punto è sì, comunicazione da parte del sindaco. Grazie Presidente. Tra le comunicazioni, ripeto, la ringrazio per aver chiesto a tutti i presenti un minuto di raccoglimento per le vittime di questo tragico incidente che ha coinvolto due nostri concittadini, cittadino di Palermo, il signor Parri, che hanno perso la vita in questa tragica circostanza, e le comunicazioni riguardano, visto il grande interesse, la solidarietà, la vicinanza dell'intera comunità riverese nei confronti di questa famiglia, le condizioni dei bambini, dei tre piccoli. Sono in contatto con l'ospedale e con lo zio Rauf dei bambini che là gli assiste, e con il tutore che è stato nominato. La situazione è ancora purtroppo grave per quanto riguarda i primi due, quello di 8 anni e di 6 anni, mentre per fortuna il piccolo di 4 anni è uscito dalla rianimazione, è in un reparto di chirurgia pediatrica, le condizioni migliorano, oggi pomeriggio era con lo zio e i cuginetti che sono arrivati dalla Tunisia, pertanto auguriamoci e preghiamo perché anche la situazione dei primi due bambini possa venire fuori da questa grave pericolo della vita, perché mi dicevano i medici che ancora sul primo la prognosi è riservatissima e la situazione è molto compromessa, molto grave. Un'altra comunicazione riguarda, che è stata data anche attraverso la stampa, la notifica del decreto di finanziamento per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione che prevedono l'erba sintetica nel centro polivalente di Spataro. Finalmente è arrivato il decreto da parte dell'assessorato allo sport e pertanto adesso bisognerà fare in fretta con i nostri uffici per l'affidamento dei lavori, quindi finalmente diamo alla comunità, alla città, ai giovani e agli sportivi un centro di eccellenza, perché sullo stesso verranno spesi e investiti 825.000 euro circa tra fondi finanziati grazie all'impegno e all'intervento dell'onorevole Pace, pari a 582.000 euro dalla regione siciliana, la rimanente parte per circa 250.000 euro sono fondi del bilancio comunale. Quindi adesso l'impegno degli uffici deve essere quello di appaltare immediatamente i lavori per farli iniziare quanto prima possibile e consegnare un impianto completamente rinnovato e moderno alla città. L'altra comunicazione è quella che riguarda il provvedimento di sospensione degli avvisi di pagamento che sono stati recapitati. Sindaco, mi scusi, siccome c'è un'interrogazione, preferisco che questo punto venga successivamente. Va bene. Grazie. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Si è iscritto a parlare il consigliere inglese. C'è stato qualcuno che deve parlare sulla comunicazione del sindaco, però io volevo prendere la parola perché, visto che c'è una platea dei nostri concittadini presente in questo consiglio comunale, credo che siano venuti in merito a avere notizie, in merito all'interrogazione che abbiamo presentato. Chiedo al Presidente se è possibile anticipare il punto che sarebbe l'ultimo punto, quello dell'interrogazione, e farlo al primo punto, così anche diamo la possibilità a chi è presente di non aspettare tutte le sedute del consiglio comunale. Grazie consigliere Inglesa. Mettiamo ai voti la proposta di prelievo del punto. Sì, prego consigliere, siccome non si era iscritto a parlare, prego. Sì, sulle comunicazioni. Io intanto evidentemente mi complimento con eventuali risultati raggiunti quando saranno tangibili per la nostra città e i finanziamenti di cui il sindaco parlava. Per quanto riguarda in sede di comunicazioni, io da consigliere comunale volevo dare solidarietà al consigliere comunale di Burgio, che ha subito un'intimidazione con 17 alberi di ulivo tagliati le scorse settimane,
e anche al sindaco di Camastra che ha subito due lettere anonime con intimidazioni abbastanza gravi. È stata fatta anche una manifestazione a Camastra per non lasciare solo chi sul territorio subisce continuamente e quotidianamente eventuali fatti di questo tipo che vanno sempre condannati. Sulla proposta del consigliere poi mi riservo di intervenire. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire sulle comunicazioni? E allora possiamo mettere ai voti il prelievo del punto. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. Allora, preleviamo. Consigliere Costa, lei lo sa meglio. Parliamo dell'interrogazione. Io l'ho detto, se c'era qualcun altro che voleva che le comunicazioni le servivano. Va bene, prego, consigliere Costa. Quindi continuo l'intervento. Io preannuncio che voterò favorevolmente al prelievo del punto perché condivido, diciamo, quantomeno quelle che sono le motivazioni che hanno portato i consiglieri comunali firmatari dell'interrogazione. Però avevo chiesto alla Presidente, quindi non ho firmato l'interrogazione per questo motivo, di fare un punto all'ordine del giorno, di inserire un punto all'ordine del giorno. Questo perché avrebbe dato possibilità a tutti i consiglieri comunali, anche quelli che hanno votato favorevolmente in quella sera la delibera in oggetto, ci tengo a precisare che io mi ero astenuto, motivando tra l'altro che c'era arrivata 48 ore prima per la necessità che avevano gli uffici, che è stata naturalmente notificata dal Consiglio di Presidenza, delle votazioni entro il 30 di giugno. È arrivata, diciamo, il 26, il 28 si è dovuto procedere alle votazioni e quindi non c'era stata in quell'occasione la possibilità per i consiglieri comunali di prendere visione, ma non solo prendere visione perché a leggere una delibera siamo tutti bravi, ma di confrontarsi con gli uffici, con le commissioni che non sono state consigliari, che non sono state fatte, e con i tecnici per capire un po' meglio qual era l'oggetto e qual era la natura di quella delibera. E naturalmente il consiglio comunale, poi il sindaco ha fatto delle affermazioni, sei consiglieri hanno votato favorevolmente la delibera e quindi io auspicavo e sono ancora dell'opinione che un punto all'ordine del giorno avrebbe potuto dare o potrebbe dare maggiori possibilità anche ai consiglieri comunali di intervenire, perché giustamente sulle interrogazioni lei mi insegna che non si può farlo soltanto l'interrogante sul punto all'ordine del giorno. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vabbè, mettiamo in 14, quindi 14 favorevoli. Procediamo con, quindi il sesto punto diventa il primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni. C'è un'interrogazione del consigliere Costa, prego consigliera. È un'interrogazione a risposta orale e riguarda l'oggetto, il completamento dei lavori edili delle case popolari, la mancanza di illuminazione in via Largo Martiri di via Fani. Con la presente interrogazione a risposta orale desidero portare alla sua attenzione una situazione che da tempo affligge i residenti delle case popolari di via Fani e l'area circostante. Come è noto, le case popolari di via Fani, gestite dall'Istituto Autonomo Case Popolari, sono state al centro di una vicenda che ormai dura da 12 anni. Durante questo lungo periodo i residenti hanno dovuto affrontare innumerevoli difficoltà a causa delle continue lungaggini burocratici e dei ritardi negli interventi da parte delle istituzioni competenti. La mancanza di interventi tempestivi ha costretto queste famiglie a vivere in condizioni di precarietà senza avere la certezza di quando e se vedranno mai risolte tutte le problematiche che ancora oggi affliggono la loro abitazione. Oltre ai problemi legati alla manutenzione degli uffici, in particolare al completamento della gestione degli alloggi, degli impianti fotovoltaici, ascensori, arredo urbano, verde pubblico, eccetera, voglio porre l'attenzione sul periodo intollerabile del disagio che riguarda la strada del largo quartiere di via Fani, principale via d'accesso alle case popolari. Questa strada, un tempo adeguatamente illuminata, oggi al buio, priva di illuminazione pubblica, creando una situazione di pericolo per i residenti e per chiunque si trova a transitare in quella zona.
L'assenza di illuminazione non solo aumenta il rischio di incidenti e di atti vandalici, ma contribuisce anche a un senso di insicurezza generale tra i cittadini. Alla luce di quanto esposto, le rivolgo le seguenti domande. Quali sono le azioni concrete che l'amministrazione comunale intende intraprendere per sbloccare la situazione delle case popolari di Via Fane e porre fine a questa estenuante attesa? Quali sono le motivazioni che hanno portato alla mancata illuminazione della strada largo Martiri di Via Fane e quali sono i tempi previsti per il ripristino di un servizio essenziale come l'illuminazione pubblica in quella zona? L'amministrazione ha pianificato interventi specifici per migliorare la viabilità e la sicurezza delle aree circostanti alle case popolari di Via Fane? Se sì, quali sono le tempistiche previste per l'attuazione di tali interventi? Ritengo che sia dovere dell'amministrazione comunale dare risposte chiare e tempestive ai cittadini che da anni attendono la risoluzione di problemi che incidono profondamente sulla loro qualità di vita. L'assenza di interventi rapidi e efficaci non fa che aggravare una situazione già critica, alimentando un senso di abbandono e sfiducia delle istituzioni. Mi aspetto quindi un riscontro immediato su queste tematiche e una rapida attivazione delle misure necessarie per restituire dignità e sicurezza ai residenti delle case popolari di Via Fane e ai cittadini che abitano o transitano in quella zona. Grazie consigliere Costa. Prego, signor sindaco. Sì, grazie presidente e grazie al consigliere Costa per l'interrogazione che permette di fare chiarezza su queste difficoltà che ancora ci sono nel completamento di tutto quello che era stato previsto nel progetto di redazione delle 60 alloggi di Largo Martiri di Via Fane, che come sapete è una questione che si è dilungata per più di 10 anni e finalmente da un anno a questa parte queste famiglie, o la maggior parte di loro, sono rientrate a casa. Ci sono delle inadempienze che invece l'Istituto Autonomo Case Popolari ancora mantiene in vita, nonostante le sollecitazioni del sottoscritto insieme ad alcuni rappresentanti che abitano in Largo Martiri di Via Fane e che sono quelle che ha citato il consigliere Costa. Il problema si è posto perché, fra le altre cose, la ditta che ha fatto i lavori non ha più dato risposte a chi e al RUP delle case popolari dicendo che ha completato i lavori, e ho invitato più volte il direttore generale che c'era, che ha dato le dimissioni a fine giugno, quindi dal 1 luglio le case popolari poi si sono ritrovate con i posti vuoti sia di commissario straordinario che di direttore generale, e gli interlocutori sono stati i funzionari, la dottoressa Alfano, la dottoressa Moncada e il RUP Zamuto, i quali mi hanno assicurato, il RUP architetto Zamuto, che più volte ha sollecitato la ditta Capizzi per attivare e mettere in funzione sia l'impianto fotovoltaico che è stato installato sui tetti, sia il funzionamento degli ascensori, perché quelle case sono abitate anche nei piani più alti da persone anziane che hanno difficoltà a raggiungere il proprio appartamento. E si dibatte, continuano a perdere tempo, si scrivono e si diffidano tra Istituto Autonomo Case Popolari e ditta che ha realizzato i lavori. L'ultima volta si è fatto un sopralluogo congiunto insieme all'architetto Zamuto e ai tecnici della ditta e hanno assicurato, volevano soltanto che i rappresentanti di ogni scala potessero installare un contatore comune, perché l'impianto fotovoltaico e l'ascensore, soprattutto l'ascensore di ogni palazzina, doveva essere attaccato a questo contatore comune. Alcuni lo hanno fatto, altre palazzine no, e si è in attesa che tutti facciano questa cosa con l'intervento della società che deve omologare il funzionamento degli ascensori. Per quanto riguarda la via che costeggia le altre case popolari e che era illuminata da pali della pubblica illuminazione, anche là l'impresa che le ha realizzate è stata inadempiente, perché sono state realizzate dei bozzetti, uno iniziale e uno finale, per intenderci uno verso la circonvallazione e l'altro all'ingresso che viene dalla chiesa di San Francesco, ma non hanno passato i cavi che permettessero e lasciato gli altri bozzetti che permettessero l'installazione di questi quattro pali. Ho diffidato l'Istituto Autonomo Case Popolari ad intervenire anche per questo con la ditta appaltatrice e realizzatrice dei lavori, perché è un'inadempienza. Ho preso anche l'impegno che, se dovessero ancora tardare con gli abitanti Largo Martiri di Via Fane, che eventualmente provvederemo
con un progettino, ho fatto fare già il sopralluogo alla ditta che al momento ha l'affidamento della pubblica illuminazione, per poter eventualmente a spesa del comune realizzare questo collegamento e installare quattro pali che possano illuminare tutta quella via per motivi di sicurezza, ma anche per dare l'illuminazione giusta e necessaria a tutto quel complesso di case. Dopodiché, per il resto, devo sempre ringraziare gli abitanti dell'Argomarti di Via Fani per quello che hanno fatto e per la collaborazione che hanno dato. Si sono messi e sbracciati anche loro per rendere sempre più accogliente e vivibile quella zona e quel quartiere che è diventato a tutti gli effetti un quartiere residenziale della nostra città. Lo hanno abbellito, hanno fatto loro le aiuole, le stanno curando con grande efficacia e senso di responsabilità per mantenere quella zona quanto più dignitosa, così come merita. La stessa cosa per quanto riguarda la salvaguardia del parco giochi che è stato realizzato, cercando di intervenire più volte con vigili urbani per evitare che possano essere divelti e distrutti da avventori saltuari e momentanei di quella zona. Quindi la situazione è attenzionata continuamente, ogni settimana c'è un'interlocuzione con lo IACP che assicura con visite, sopralluoghi, che devono intervenire. Sindaco Silviello, conclusione. Chiaramente, se dovessero ancora perdere tempo, per quanto riguarda questo impianto di illuminazione, se ne farà carico il comune, eventualmente poi si vedrà se bisogna fare un'azione di rivalsa nei confronti dell'impresa che non ha realizzato quanto era prescritto nel capitolato e nel progetto iniziale. Grazie consigliere Costa. Sì, grazie della risposta. Chiaramente si solleva un punto importante se è possibile avere come consiglio comunale, considerato l'impegno anche questo consiglio comunale avuto nei confronti di Largo Martiri di Via Pani, avere nel tempo più delucidazioni in merito durante eventuali incontri o durante le conferenze dei capigruppo per seguire la vicenda. Grazie. Grazie. C'è un'altra interrogazione che è pervenuta all'ufficio del Presidente. Mi accingo a leggere in quanto firmatario della stessa interrogazione. Allora, oggetto: richiesta di chiarimenti in merito all'aumento della Tari, in congruenza con la dichiarazione del Consiglio Comunale del 28 giugno. Egregio signor Sindaco, i sottoscritti Angileri Maria Grazia, Ciancimino Giuseppe, Cibella Calogero, Inglese Nicola, Siracusa Pietro, Tortorici Giovanni e Tortorici Salvatore, ci troviamo nella necessità di rappresentare le preoccupazioni sollevate da numerosi cittadini riguardo agli importi della Tari recentemente ricevuti, che risultano significativamente più elevati rispetto agli anni precedenti. Durante il Consiglio Comunale tenutosi il 28 giugno scorso, gli uffici comunali e successivamente anche lei avete dichiarato che gli aumenti previsti sarebbero stati di indennità modesta, oscillando tra un minimo del 3% fino a un massimo del 9%. Tuttavia, molti cittadini stanno segnalando aumenti che sembrano andare ben oltre tali percentuali, generando sconcerto e malcontento nella popolazione. Alla luce di quanto sopra, le chiediamo cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti. Quali sono le cause che hanno portato a un incremento della Tari che, in alcuni casi, appare ben superiore rispetto alle percentuali comunicate in sede di Consiglio Comunale? Gli aumenti riscontrati sono il risultato di errori di calcolo o vi sono state modifiche sostanziali rispetto alle previsioni iniziali? Sono previste iniziative per rivedere o rettificare gli importi delle bollette emesse? Quali azioni intende intraprendere per mantenere fede alle rassicurazioni fornite ai cittadini in merito agli aumenti minimi previsti? Riteniamo essenziale che venga fatta chiarezza in tempi brevi per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza e garantire trasparenza nella gestione di un tema così sensibile. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente, opportuna i chiarimenti che ho già anticipato con un video e con un avviso, ma è bene cogliere l'occasione di questa sera, salutando tutti i cittadini che sono presenti in aula e anche quelli che ci seguono
della casa via streaming per fare chiarezza su una questione che giustamente e legittimamente ha allarmato i nostri concittadini. Partendo dalla prima domanda, quali sono le cause che hanno portato all'incremento della Tari, che in alcuni casi appare ben superiore rispetto alle percentuali comunicate in sede del Consiglio Comunale. E i consiglieri comunali sanno, ma è bene che lo sappia anche la cittadinanza, come funziona il servizio di raccolta rifiuti e il costo che lo stesso ha. Il Comune di Ribera ha una società in house che si chiama Ribera Ambiente, che è operativa dal 2018, se non sbaglio, la quale società predispone ogni anno un piano economico finanziario, PEF, con i costi che presume possa avere il servizio nel corso dell'anno. E rispetto al 2021 e 2022, dove al di là del PEF presentato, la Tari non è stata pagata dalle utenze non domestiche, vale a dire da tutte le attività commerciali, come tutti ricorderemo, perché si è fatta la scelta, essendoci stato il Covid, queste attività avevano subito dei danni di natura economica e quindi con le provvidenze, i ristori che il Governo nazionale ha mandato ai vari comuni, si era presa la decisione mantenuta di non far pagare la Tari nel 2020 e nel 2021 a tutte le utenze non domestiche, tranne qualcuna, cioè quelle che hanno continuato a lavorare anche durante il Covid, vale a dire supermercati, panifici, farmacie. Ci ricorderemo tutto in quel periodo chi purtroppo è stato costretto a chiudere e chi ha continuato a lavorare. Poi c'è stata nel 2022 la tariffa è rimasta uguale perché hanno un'efficacia biennale, quindi il 2022 la tariffa è rimasta quella che era, nel 2023 si è riscontrato un minimo aumento nel costo che viene fuori dal PEF, cioè dal piano economico finanziario, che la società predispone, il socio unico, vale a dire il sottoscritto della qualità di sindaco rappresentante del comune e approva il bilancio, che viene trasferito poi alla SRR per la convalida e all'ARERA, che è l'agenzia nazionale che gestisce, convalida, verifica le tariffe che vengono applicate, se siano rispettosi di parametri stabiliti per legge. Nel 2024 rispetto al 2023 il costo del servizio è aumentato di 288.000 euro rispetto al 2023. Il costo complessivo nel 2023 della raccolta, smaltimento, conferimento dei rifiuti era pari complessivamente a 4.084, vado a memoria, ma 100 euro più, 100 euro in meno, siamo là. Nel 2024 il piano economico finanziario, così come poi convalidato da tutti questi enti che ho prima citato, è lievitato di 288.000, passando a 4.324.000. Perché l'aumento dei costi per l'espletamento di questo servizio? Perché sono aumentati i costi di conferimento nelle discariche? Perché quando mi sono insegnato il conferimento in discarica costava 160-180 euro a tonnellata, e ora si conferisce in quelle poche discariche e là il problema si fa più largo e ne parleremo magari più avanti o quando sarà il caso nelle sedi opportune, perché non bisogna avere soltanto queste discariche autorizzate che possono imporre o stabilire il prezzo che ritengono più opportuno, altrimenti non fanno scaricare i camion con i rifiuti. Il costo dei noli, il costo del personale per garantire un'efficace pulizia dell'intera città. Alla luce di questo aumento, del costo da 4.084 a 4.324, è chiaro che si è posto il problema di rivedere le tariffe, perché è un tributo, una tassa che purtroppo per legge deve essere autoliquidata, nel senso che la devono pagare i contribuenti, i cittadini a cui è garantito il servizio. Nelle scelte che si sono fatte
studiando le tariffe e vedendo come dovevano essere applicati questo incremento di 324.000, si era deciso di aumentare qualcosa per le utenze domestiche, che sono circa 4.000, e aumentare qualcosina in più per le utenze non domestiche, che sono complessivamente 1.100 circa. Sto parlando per utenze non domestiche, si intendono tutte le attività commerciali, negozi, ristoranti, pizzerie, centri di confezionamento agrumi e quant'altro, ufficio, ospedale, consorzio di bonifica e quant'altro, cioè tutte quelle utenze che oltre alle domestiche producono rifiuti e il servizio viene garantito a tutti. Si sono sviluppati per fare questo, il Comune si affida non da ora, ma da almeno 15 anni, oltre che ai propri uffici, ad una società che è la Maggioni, che è una delle maggiori società a livello nazionale, che poi deve sviluppare queste tariffe, che devono essere poi portate in Consiglio Comunale per la propria approvazione. La società ha sviluppato, con i raffronti con gli anni precedenti, queste tariffe con gli indici che sono stati indicati, ed in Consiglio Comunale ci sono le delibere, ed allegate alle delibere ci sono gli allegati dove ci sono le varie colonne con le tariffe e i differenziali, che questa società insieme agli uffici e non il sindaco Rugo, perché non fa tariffe né manda le bollette né le compila lui, ma il Comune paga soldi pubblici per dare l'affidamento a società all'altezza del compito, che non si occupano solo del Comune di Ribera. Sto parlando di una società che si occupa in questo settore anche del Comune di Roma, di Trapani, di Palermo. Sindaco, io la devo invitare a essere sintetico, perché deve capire che ha 5 minuti e deve rispondere. Sì, sì, ma siccome lei va troppo per le lunghe, sono delle domande, cerchiamo di essere sintetici. Allora, queste sono le cause che hanno portato a quell'aumento che non era di queste dimensioni. La seconda domanda è: gli aumenti riscontrati risultano e il risultato di errori di calcolo, vi sono state modifiche sostanziali? Modifiche non ce ne potevano essere, perché le tariffe sono quelle con le percentuali allegate in atti scritti pubblici, cioè in delibere del Consiglio Comunale, sono quelle e quelle devono restare, anche perché le tariffe si approvano entro il 30 di giugno per legge e non possono essere più modificate. E le tariffe che erano state approvate prevedevano, così come evidenziato, sviluppato dagli uffici e dalla società del settore che ha l'affidamento, quelle percentuali di incremento. 10 giorni fa, quando cominciavano a essere recapitate le bollette, i cosiddetti avvisi bonari, cominciano ad arrivarmi le telefonate. La prima telefonata me la fa il presidente della CNA di Ribera, che è anche imprenditore, che giustamente si lamenta e mi dice: sindaco, ascolta, ma mi è arrivato un avviso bonario di pagamento che rispetto allo scorso anno parlava, io l'anno scorso la mia bolletta era di 3.400 euro e quest'anno è di 4.200 euro. Dico: è impossibile, fammi vedere questa bolletta perché qualcosa non torna. Dopo il presidente della CNA, tanti altri commercianti, attività, mi hanno rappresentato lo stesso problema. Dopo 2 giorni ho convocato una riunione immediata con i dirigenti dell'ufficio tributi, con i funzionari dell'ufficio tributi e con il responsabile di zona della Maggioni, per capire cosa fosse successo, perché era un aumento inspiegabile, era il classico caso di bollette pazze che non rispondevano assolutamente a quello che erano le tariffe stabilite e votate in Consiglio Comunale, perché i consiglieri comunali che hanno votato quell'aumento, gli altri che erano presenti hanno garantito il numero legale che si svolgesse regolarmente quella seduta, non sono degli strozzini o dei fuori di testa che decidono aumenti del 50% nei confronti dei propri concittadini, assolutamente no, avevano numeri, calcoli forniti da uffici e da società responsabile,
che parlavano di determinate percentuali e incrementi. Sindaco, quindi è un risultato di errori, no? Dobbiamo andare avanti, sindaco. L'ho detto chiaramente. Benissimo, andiamo alla terza domanda, sindaco. L'ho detto chiaramente, conseguenzialmente sono previste iniziative. L'iniziativa è stata ieri, l'altro ieri o ieri, prima con un avviso dato alla stampa, poi con un video per arrivare in tutte le case dei cittadini, perché nel frattempo si era aperto giustamente un mespaio con i social e sui social dell'epoca dei social, e pertanto si è dovuto ed era doveroso fare chiarezza. L'ho fatto dopo una settimana, perché gli uffici prima insieme alla società dovevano dirmi, ai quali ho chiesto di fare tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, cosa fosse avvenuto. E ieri mattina è arrivata la mail da parte della società Maggioni che dice che purtroppo si è registrato un errore nello sviluppo delle bollette. Pertanto, come è giusto che sia, nella qualità di primo cittadino, al di là degli attacchi personali, delle invettive personali ricevute sui social, di sarcasmo a buon mercato fatto in articoli di stampa che lascio perdere, ho ritenuto doveroso intervenire, sospendere la bollettazione, richiedere, e sono ancora in atto, gli accertamenti e le verifiche da parte della società che ha sviluppato queste tariffe, per capire. Loro hanno riferito e hanno parlato di algoritmo. Qualcuno dice la colpa è stata data all'algoritmo. Dietro l'algoritmo ci sono degli omini che lavorano. È chiaro che è così. E chi ha sbagliato se ne assumerà la responsabilità. Intanto io mi assumo la responsabilità che mi compete, che è quella di avere sospeso immediatamente le utenze non domestiche, perché registrano importi sballati rispetto a quello che era stato deciso il 28 giugno scorso in questa aula consiliare. Per le utenze domestiche mi riferiscono che errori non ce ne sono, ma io invito tutti i cittadini ad andare, se ritengono che ci siano sproporzioni rispetto allo scorso anno, fuori dalle percentuali dette, dagli incrementi annunciati. Si parla di aumenti di 3,8, di 5 o di 6 mediamente per ogni, è chiaro, questo va specificato in questa sede, per unità immobiliare, perché è chiaro che se uno possiede 4 case l'aumento del 3,60 è moltiplicato per 4 unità immobiliari, non è complessivo, funziona così. Poi è un sistema chiaramente complicato, perché oltre alla superficie e ai metri quadri si calcola anche quanti... Sindaco, non scendiamo sui tecnicismi, perché ma dobbiamo spiegarli, sì, ma è giusto, le ragioni, o dobbiamo solo dire, le ha spiegate le ragioni, sindaco, le ha spiegate, le ha spiegate, è stato comunque un errore di calcolo. Se lei si ritiene soddisfatta, visto che è una delle interroganti, no, allora io devo rispettare un regolamento, signor sindaco. Io le faccio ricordare che lei è un ospita, e allora i 5 ragione, minuti sono e allora, andato 10. E allora ha ragione il consigliere Costa, che sul punto, piuttosto che discutere su un'interrogazione, si faceva. Allora, sicuramente io non volevo, non volevo rispondere a consigliere Costa. Lo dico, spero, ai cittadini presenti e quelli che seguono da casa, che sia chiaro. Non è stato un capriccio di questa amministrazione, che opera e gestisce in maniera trasparente, È stato un errore di chi è pagato da questo comune, da questo ente, e che ha sviluppato calcoli imperfetti ed errati, che deve correggere e rimediare allo sbaglio effettuato. È chiaro che alla gente e ai cittadini di chi ha sbagliato magari non interessa nulla, ma è giusto puntualizzare che se c'è un errore la responsabilità, le invettive se le prende il sindaco, ed è cosa buona e giusta, le mie spalle sono larghe. Però è giusto puntualizzare che l'errore non lo hanno fatto né i consiglieri comunali che hanno votato quella sera, perché ripeto, non sono strozzini né fuori di testa che votano un aumento sindaco, del 50%, concetti, né tantomeno il sottosegretario.
Va bene, grazie sindaco, grazie. Prego, si è iscritto a parlare uno dei firmatari, il consigliere Siracusa. Ma che vuoi aspettare? Già sindaco, uno che ha 65 metri di casa, quanto deve pagare? 450 euro? Prego. Come mai? Mi scusi, io pretendo un po' di rispetto in quest'aula. Prego, consigliere Siracusa. Allora intanto buonasera a tutti, un saluto ai presenti, un saluto a lei signor Presidente, signor Sindaco e alla gente che ci vede e ci ascolta questa sera da casa. È evidente anche dai toni della discussione quello che è stato in settimana, quello che c'è stato in settimana, evidentemente è stata una settimana abbastanza tribolata. E devo alzare il microfono, non mi tolga del tempo. Dicevo, ci si è accorti evidentemente di quello che era un errore clamoroso, ingiusto e grave per quelle che erano le utenze domestiche e soprattutto non domestiche dei cittadini di Ribera. È stato un errore a tratti imbarazzante, prova ne sia che lo stesso sindaco, provando forse anche imbarazzo, ha sentito il dovere di intervenire per mezzo di un videomessaggio e spiegare alla cittadinanza che sì, evidentemente c'è stato un errore di calcolo da additare ad un algoritmo, qualcosa del genere, e quindi la base per la tassazione è sostanzialmente cambiata. Che male c'è a dire che abbiamo preso un granchio, abbiamo preso un abbaglio, una cantonata, però il sindaco stesso dice non è colpa dell'amministrazione, scusatemi. Non è mai colpa dell'amministrazione. Di certo la colpa non è di quei cittadini inermi che hanno ricevuto tali cartelle della Tari, per cui sicuramente avranno sobbalzato dalla sedia, come diceva lo stesso sindaco, e specie in un momento, in un periodo di vacche magre, perché se qualcuno non lo ha capito, purtroppo siamo in un periodo di vacche magre. Però la mia onestà me lo impone, devo essere intellettualmente onesto e devo dire che il sindaco nella seduta del 26-28 giugno di quest'anno, allora quando ha parlato di aumenti che andavano dal 3 al 6, ha parlato di aumenti che andavano dal 3 al 6 al 9%, e quindi io riconosco in quell'occasione, anche in questa, la sua buona fede, signor sindaco. Però il punto, scusatemi, non è questo. Il punto non è tanto pagare di più o riconoscere che ci sia stato o meno un errore. Il punto è che il paese, questo paese che stiamo vivendo, al momento è sporco. Il punto è che le promesse per un'azione politico-amministrativa che doveva essere improntata alla pulizia, al decoro, quelle stesse promesse sono state disattese, e di lì poi, oltre al danno, perché il paese è sporco, anche la beffa di vedersi recapitare per quei cittadini queste cartelle della TAR. In realtà lo scorso anno una pulizia efficace, impressionante del paese dopo l'estate c'è stata. Consigliere Di Carlo, io non ho interrotto nessuno, vorrei parlare benissimo. C'è stata una pulizia importante del paese, esemplare direi, mai si era vista nei tre precedenti anni una pulizia così incisiva che ha riguardato ogni angolo del paese. E questa pulizia, ahimè, c'è stata perché ci doveva essere una festa di un nazionale di un partito politico, la cosiddetta festa dell'amicizia. Non me ne vogliono gli amici della Democrazia Cristiana, non è questo il motivo del contempo. Ora io capisco tutto, capisco che in quell'occasione sarebbero venuti a Ribera leader nazionali, politici e partitici, capisco che veniva tanta gente, capisco che dovevamo dare anche le sembianze di un paese, di un'isola felice, ma lo capite voi che nessuno ha più diritto dei cittadini riberesi a vivere un paese finito? Nessuno ha più diritto dei cittadini di Ribera. Dirò di più, quando l'aumento
Italia, come ha detto poc'anzi il sindaco, rappresenta un mero atto inflativo e lo si imputa all'aumento dei costi. È vero, ci sono stati, nasconde una scelta politica ben precisa, che è quella di mettere le tasche, a mio modo di vedere, le mani, scusatemi, nelle tasche dei cittadini. Questo è quello che si fa quando si addita all'inflazione o all'aumento dei costi. Ci vogliono le idee, e per la verità un'idea importante, il sindaco, lei che devono essere anche coraggiosi, ce l'aveva avuto, che era quella di indicare una società che potesse ampliare la platea dei contribuenti. Diceva bene il sindaco in quel suo video messaggio: pagare tutti per pagare meno. Questo si deve fare, non aumentare i costi, cercare di far pagare quanta più gente possibile, perché alla fine, se la TARI finisce per essere un dazio, un tributo eccessivo, un cosiddetto balzello, la gente, non dico che è legittimata a pagare, perché tutti dovremmo pagare la TARI, non è quello assolutamente, però succede che a torto o a ragione la gente possa anche non pagare. Questo è quello che è successo, e mi auguro, e me lo auguro di vero cuore, che ci sia un'inversione di tendenza, un'inversione di rotta in tal senso. Grazie. Grazie consigliere Giraldo. Si è iscritto a parlare il consigliere Tortorici Salvatore. Prego consigliere. Grazie per la parola. Buonasera sindaco, buonasera a tutti. Io volevo rivolgermi al sindaco per dire che in realtà nutro seri dubbi sul fatto che l'errore ci sia stato solo per le utenze non domestiche, mentre per quelle domestiche in realtà sia funzionato tutto. E questo lo dico perché mi sono arrivate diverse telefonate anche da cittadini comuni, da anziani, da lavoratori che in realtà hanno lamentato un aumento spropositato pure della bolletta domestica. Il sindaco ha diciamo sospeso soltanto le utenze non domestiche, invece io inviterei l'amministrazione comunale a sospendere anche le bollette non domestiche e ricalcolare anche queste, perché sicuramente sì, quelle domestiche, perché secondo me, secondo quanto mi comunicano tutti, alcuni molti cittadini, gli errori ci sono stati. E poi non capisco perché, per quanto riguarda le utenze domestiche, questi cittadini si debbano recare presso gli uffici dei tributi, l'ufficio ragioneria, e chiedere di verificare la propria bolletta. Dico, l'errore è stato del comune, dell'amministrazione, e ne devono piangere sempre i cittadini, nel senso che si lavora all'ufficio perché era degli condizioni. Io invece chiederei al sindaco di sospendere sia le bollette domestiche anche quelle non domestiche, e quindi azzerare i fuori, controllare tutte appunto le bollette e riemettere nuovi ruoli, facendo attenzione a non ricadere nell'errore di questo sistema che a quanto pare non ha funzionato bene. Grazie al consigliere Tortorici. C'è qualcun altro che vuole parlare, sempre dei firmatari? Io voglio parlare. Sì, consigliere Inglese. Grazie Presidente, saluto i miei concittadini e i colleghi consiglieri comunali. Ahimè, inizio così perché il 28 giugno in questo consiglio comunale eravamo pochi consiglieri comunali, e io mi sono battuto perché non ero completamente convinto di questo mente. Ho ragione. Perché quando uno chiede un sacrificio, lo chiede perché dietro c'è in campo qualche cosa. E io non capivo. Non c'erano servizi in più, non c'erano investimenti per comprare mezzi, non c'era nessun tipo di aumento rispetto al 2023, non capivo perché dovevamo per forza aumentare la TARI. Anzi, in quel consiglio comunale avevo chiesto la sospensione per poter dialogare e trovare una soluzione, perché è inutile dire paghiamo più persone per pagare meno se poi aumentano i costi. Ma la cosa più grave è che da 4 anni che si è insediata questa amministrazione, io lo posso giustificare il primo anno, la posso giustificare il secondo, ma si è passato da una percentuale dell'80% al 68%.
si è passata a non fare piano di comunicazioni, si è passata a non fare investimenti sui mezzi che ci riducono i costi per i noli, e si continua ancora a avere dipendenti precari con fate d'animo, perché oggi si sta del lavoro, non si tratta del lavoro, non si sanno neanche loro cosa devono fare, e ora si continua anche a rivolgersi a ditte esterne che ci costano di più. Io su questo batterei, no sul codice, sulla ditta che ha fatto la tariffa, perché anche sulla ditta che ha fatto la tariffa è una cosa spiegabile. Se io spendo 4 milioni e chiedo ai cittadini 4 milioni e poi alla fine gli arrivo il 50%, ma che avremmo incassato il 50% in più? Fatemi capire, facciamo cassa, chiediamo di più quanto spendevamo, non ve ne sono accorti. Mi sembra strana questa cosa, sindaco. Oppure, come sono convinto, è che non c'è controllo, non c'è controllo sul servizio, non c'è controllo su nulla. E questa volta, se io sempre in questi anni mi sono rivolto al sindaco, ahimè, mi devo rivolgere pure agli assessori, perché lei non può essere soltanto la colpa di tutto, si deve fare affiancare quello degli assessori. Ogni assessore ha le proprie competenze, le proprie deleghe. Li sproni a controllare. Perché, ripeto, ancora diciamo che devono rifare l'algoritmo, ma non sappiamo poi effettivamente quando gira dopo che abbiamo il calcolo di nuovo. E io là chiederei che prima che riportate di nuovo le cartelle e le notificate, dateci di nuovo un altro controllo. Ma dobbiamo cambiare passo. Basta. Dobbiamo cambiare. E oggi abbiamo un punto dopo successivo, che è l'avanzo, dove abbiamo messo dei soldi per comprare i mezzi. Io l'anno scorso con l'avanzo del 2022, che erano circa 700.000, avevo detto compriamo mezzi, anche perché si è fatta una campagna elettorale su questo titolo, l'ha fatto lei, la prima cosa, dobbiamo comprare i mezzi. E ancora, tuttora, mezzi non sono stati comprati. È normale che tutto questo comporta un aumento dei costi e dobbiamo batterci su questo. Finora noi consiglieri comunali siamo d'opposizione, ma la parola opposizione a me non piace. Siamo in minoranza, nel senso che teoricamente non governiamo e non amministriamo, ma abbiamo però per uno spirito che non è quello personale, ma è quello perché siamo liberesi. Non abbiamo sempre votato, anzi non propositivi, siamo stati anche molte volte noi, abbiamo proposto delle cose, le abbiamo voluto, proprio per cercare di risolvere i problemi e eventualmente anche dare un contributo ai nostri cittadini, per il bene di tutta la città. Ma se c'è un problema, ci coinvolga, vediamo di trovare anche una soluzione per aumentare le rate e anche la dilazione ai nostri concittadini, che per ora con l'agricoltura non è che le cose andranno bene, perché sappiamo che la produzione agricola non sarà eccezionale, anche i numeri non saranno bene. Vediamo di trovare una soluzione, ma soprattutto impegniamoci, noi siamo disponibili a una diminuzione dei costi, e questo è l'obiettivo. Io qui non voglio fare un consiglio comunale o un punto all'ordine del giorno sulla TAR, io voglio fare un punto all'ordine del giorno per capire come si fa per diminuire i costi della gestione dei rifiuti e come si fa a migliorare il servizio. Ben venga che ce l'ha messa la consigliere Siracusa, significa che mette in moto il nostro paese, anzi come ha dimostrato il nostro parlamentare, proprio quello spirito di collaborazione, indipendentemente se il sindaco è la maggioranza, opposizione, a parte il suo partito. Finora qualsiasi soldi sono arrivati a Regione, io credo che la maggior parte vengono perché c'è un onore, ma la gente fa venire, ma non lo fa per uno spirito per aiutare il sindaco, ma per aiutare tutti i cittadini, ma è quello che dovremmo fare tutti noi ed è il compito che deve fare ogni politico di questo territorio, iniziando da noi consiglieri comunali. Quindi, indipendentemente dalle sue risposte, noi vedremo e attenzioneremo le tue risposte, che cosa porteranno. Io sono convinto, come già abbiamo fatto con la riunione dei consiglieri comunali quando abbiamo convocato l'amministratore del Riverambiente per avere determinate risposte, è stato anche un incontro molto animato. Io direi invece di riunirci di nuovo con il consiglio comunale e con l'amministrazione per fare un percorso che possa portare a una vera aumento dei servizi e una diminuzione dei costi. Grazie a tutti. Grazie consigliere Inglese, c'è qualcun altro che vuole parlare? Sì, consigliere Tortorisi Giovanni, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti i presenti e buonasera a chi ci segue da casa.
Io mi ricollego a quanto detto già dai colleghi consiglieri, perché sono stati molto esaustivi. Sono d'accordo con quanto dice il consigliere Siracusa quando dice che è fondamentale, visto che c'è un aumento dei costi, cercare di capire come poterli ridurre. Implementiamo l'ufficio di riscossione dei tributi in modo tale da poter pagare tutti per cominciare a pagare meno. Do ragione anche al collega consigliere Salvatore Tortorici quando dice che se questo aumento sulle utenze non domestiche è stato dovuto ad un errore, è giusto andare a rivedere anche le utenze domestiche, perché sindaco, le percentuali da lei riportate si discostano poi da quello che effettivamente compare in bolletta. Quindi anche lì una maggiore azione di controllo, visto che già sappiamo che è venuto fuori un errore. Inoltre, lei poco fa diceva non è responsabilità di questa amministrazione. Io penso invece che sia responsabilità dell'amministrazione, perché non tanto l'errore, ma se l'amministrazione si rende conto che il conferimento in discarica ha un aumento dei costi rispetto a quelli degli anni precedenti, è giusto andare a capire come, giustamente diceva anche il consigliere Inglese, andare a ridurre questi costi. Faccio un esempio: ancora oggi ci sono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Nornone. I detriti, l'immondizia che verrà fuori da questi lavori, a chi tocca il conferimento? Al comune o alla ditta? Perché gira voce che non sono quelli della ditta, ma che sono quelli di Liberambiente stessi ad andare a conferire questi rifiuti. Però mi fa piacere che ha smentito questa cosa, perché altrimenti chiaramente andrebbe a gravare ulteriormente le spese. Quindi concludo il mio breve intervento, sindaco. La responsabilità sicuramente c'è. Che non sia la responsabilità dell'errore, questo è stato appurato dal comunicato che lei ha già fatto, in quanto il problema è stato un errore di questo algoritmo. Però portiamo avanti tutte le azioni necessarie per capire come poter ridurre i costi di questa tassa, così come di altre tasse, per evitare di gravare ulteriormente, come giustamente diceva il consigliere Siracusa, nelle tasche dei nostri cittadini, visto anche il periodo che stiamo attraversando. Grazie. Grazie consigliere Tortorici. Sì, prende la parola il consigliere Giacimino. Grazie. Grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti, ai colleghi consiglieri comunali, a tutti i cittadini, all'amministrazione e chi ci ascolta da casa. Bene, questa sera assistiamo ancora una volta all'ennesimo colpo di scena, cioè il sindaco esordisce con dire la colpa non è nostra ma è degli altri. Quindi andiamo sempre, come dice, a muro bascio, diciamo, la colpa è sempre degli altri. Questa società, sindaco, che lei dice che gestisce e fa, diciamo, tutta la bollettazione, ma viene controllata, qualsiasi società, sia pubblica che privata, prima di emettere i ruoli, sono stati controllati a campione, magari qualcuno, prima di, o lei o gli uffici, Giovanni, scusami. Dico, questo controllo perché è stato fatto dopo che molti cittadini si sono lamentati? Hanno fatto delle, abbiamo fatto delle interrogazioni, molti hanno fatto dei video sui social. Dico, il controllo poteva essere fatto prima. Lei dice che l'aumento è dato da un aumento dei costi di Liberambiente, ma questo aumento dei costi di Liberambiente viene controllato? C'è una programmazione per abbassare questi costi? Dicevano bene i miei colleghi. Lei dice sempre che l'aumento è scaturisce dall'aumento del conferimento dell'umido, ma gli altri costi sono controllati, i noli. Possiamo abolire questi noli e comprare? C'è un programma per una programmazione per comprare dei mezzi e abbattere questi noli? Io ho preso degli appunti, lei dice lei, io non faccio le bollette, però fa il controllo. Cioè, io non riesco a capire, per esempio. Mi viene un'altra cosa, Liberambiente ha perso una causa, giustamente, perché aveva utilizzato nel 2020-2021, credo che sia 2019, un logo che non era autorizzato a usare. Questi 100.000 euro che ha pagato sono stati caricati pure sulla bollettazione? Cioè, io vorrei capire pure questo.
Perché a questo punto, se non si controllano le bollette, non si controlla neanche il bilancio, mi scusi, perché ogni anno questo bilancio va in aumento e poi a fine anno ci sono pure, correggetemi se sbaglio, ci sono pure i debiti fuori bilancio, cioè vuol dire che questi bilanci non sono veritieri, perché ogni anno facciamo per esempio 4 milioni, a fine anno poi ci presentano 200-300 mila euro di debiti fuori bilancio, cioè vuol dire che i bilanci non vengono fatti per come dovrebbero essere. Quindi io dico che questa amministrazione deve vigilare di più e deve approntare un programma di miglioramento per l'abbattimento dei costi di Ribera Ambiente. Per esempio la scebbatura, cioè, la scebbatura viene caricata pure sulla bollettazione. La scebbatura è un servizio che deve fare la... No, io voglio sapere, dico, io faccio delle domande, sindaco. Anche perché la scebbatura non si dovrebbe fare. È stato fatto in pompa magna, in tutti i giornali, che la scebbatura non si doveva fare più perché abbiamo fatto l'accordo con l'agronomo per fare il diserbo biologico. Avete visto erba che è essiccata con il diserbo biologico? Io no. Io no. Quindi non lo so a cosa è servito questo accordo. Comunque, io... dico che dobbiamo fare più attenzione sia al quando viene diciamo approvato il PEF sia nel ridimensionamento dei costi del Ribera Ambiente. Grazie. Grazie consigliere Giacimino. Dico due parole per concludere l'interrogazione perché il sindaco non ha diritto di replica. Allora, stasera alcuni consiglieri comunali hanno, come avete ben capito, mostrato interesse per una problematica di interesse comune. Il sindaco si è scusato, si è capito che è stato un errore e ci ha illustrato delle soluzioni che deve attuare. Nel consiglio comunale di stasera alcuni consiglieri hanno fatto pure delle proposte. Per esempio c'è stato il consigliere Tortorici Salvatore che ha proposto al sindaco, all'amministrazione e agli uffici di fare un controllo pure sulla bollettazione per quanto riguarda le utenze private. Io mi auguro che il sindaco e tutta l'amministrazione e chi di competenza prenda per buono tutti i consigli che sono stati oggi dati in consiglio comunale e rimaniamo sempre a sua completa disposizione, soprattutto collaborativi, come siamo sempre stati e come abbiamo sempre dimostrato. Grazie, grazie. Proseguiamo con il secondo punto all'ordine del giorno, elezione componente seconda commissione consigliare, bilancio, programmazione, economia, sviluppo economico. Prego segretario. No, non può chiedere nulla. Dobbiamo risolvere il problema del 89. Questa è un'altra problematica. Non con la bocca, con i fatti.
Allora, domani il signor sindaco è qui in sede. Se ha domande da porre al sindaco, venga. Stasera ho riempito il bidone. So che non è dopo 10 minuti che tocco l'acqua. Dobbiamo risolvere, l'acqua sta andando via Campione, via Ugeno. Già è l'ennesima volta che faccio ripetizione. E lo voto. Grazie, signor sindaco. Buonasera. Prego il segretario, chiami l'appello. Angileri, Giangimino, Cibella, Costa, Di Caro, Ganduccio. Per favore, consiglieri comunali, prendete posto. Posso presentare? Sì, prego segretario. Scusate. Facciamo l'appello. Un po' di silenzio. Scusate. Angileri, Giangimino, Cibella, Costa, Di Caro, Ganduccio, Inglese, Liberto, Vigeli, Mule Alfredo. Scusate, Mule... un po' di silenzio. Scusate. Consigliere Di Caro. Molenza, Mule Federica, Guardararo, Siracusa, Dottorici Giovanni, Dottorici Salvatore. Allora. Prego, segretario. Allora, scusate. Elezioni del componente, scusi, consigliere. Elezione componente seconda commissione consiliare bilancio programmazione economica e sviluppo economico. In data 9 di ottobre 2024 con nota recante il protocollo numero 17-10 il consigliere Maria Grazia Angileri ha rassegnato le dimissioni da componente della seconda commissione consiliare. Il Consiglio è chiamato a sostituirla attraverso una votazione. Allora, per quanto riguarda la sostituzione, mi preme evidenziare quanto fatto nella seduta di insediamento, le discrasie che purtroppo ci sono nei nostri atti che risultano non aggiornati. La Commissione in pratica con un atto del 1995 è disciplinata dall'articolo 3 del regolamento per le commissioni consiliari, esattamente l'atto portante il numero 116 del 27-11 del 95, il quale recita così: ogni commissione è composta da 4 consiglieri, il consiglio elegge ogni singola commissione con voto plurimo limitato a 2 nominativi. I componenti, una volta eletti in una commissione, non possono essere candidati per altre commissioni. Questa norma stride con il disposto di cui all'articolo 25 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale un consigliere comunale può far parte di più commissioni consiliari. È chiaro che tra l'altro la composizione della commissione stride pure, essendo regolamentata con atto risalente nel 1995, con il numero dei consiglieri comunali che si è passato a 16, quindi rispettare la norma regolamentare sarebbe impossibile.
ci viene in soccorso, comunque i principi del, vengono in soccorso comunque i principi dell'ordinamento giuridico, in particolare l'articolo 7 della legge 241 del 267 del 2000, allorquando parlando di gerarchia delle fonti, è chiaro che il principio di gerarchia fa sì che in questo contesto prevalga chiaramente il, la disposizione recata dallo statuto comunale, per cui sintetizzo, un consigliere comunale può far parte in relazione alla disposizione statutaria di più commissioni consigliari. Ora, per la sostituzione occorre procedere, qua c'è analogia sia del disposto o recato dal regolamento che dallo statuto comunale, e i consiglieri comunali sono chiamati ad eleggere il sostituto con un voto plurimo, o chiaramente la votazione trattandosi di persone è segreta, e quindi il Presidente inviterà gli scrutatori ad presenziare alla elezione del componente sostituto, voto plurimo limitato a due nominativi. Allora, procediamo. Sì. Faccio avvicinare gli scrutatori, che erano Costa, Cibella e Mulla Federica. Se si clave cortesemente le schede. Anche uno. È limitato a due voti, ma anche uno. Scusate, invito i consiglieri ad accomodarsi e procediamo con le votazioni. Consiglieri. Allora, invito i consiglieri a votare. Angileri. Giancimino.
Cibella. Costa. Picaro. 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 Quartararo. Dottorici Giovanni. Dottorici Salvatore. Thank you.
Costa. Costa Vincenzo. Costa. Costa Vincenzo. Costa Vincenzo. Costa Vincenzo. Costa B. Costa B. Costa B. Costa. 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 Costa Vincenzo. Prego i consiglieri di accomodarsi. Eletto componente della seconda commissione consiliare il consigliere Costa Vincenzo. Allora io volevo ricordare con piacere la eletto tutto il consiglio comunale, perché oltretutto volevo ricordare il gesto di cordialità, di rispetto che lei ha avuto nei confronti del consigliere Liberto quando si è dimesso dalla commissione del bilancio per far entrare l'unico consigliere che non era stato nominato. Quindi un bel gesto che oggi le viene ricambiato come si merita, consigliere Costa. Grazie, io infatti volevo proprio cogliere l'occasione per apprezzare il gesto che è in linea con quanto fatto da me precedentemente e che quindi consente a tutti i consiglieri comunali di essere presenti almeno in una commissione. Spero di poter dare il mio contributo, una commissione importante, quindi ancora di più apprezzo le dimissioni della Presidente, perché la commissione è bilancio e quindi anche per quello che ci siamo detti stasera sicuramente ci sarà modo di lavorare all'interno della commissione in collaborazione con gli altri membri e con l'intero Consiglio Comunale. Grazie. Sulla sua collaborazione lo ha fatto da Presidente e lo farà sicuramente bene da Consigliere Comunale. Complimenti ancora. Proseguiamo con il terzo punto all'ordine del giorno. Determinazione delle indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio Comunale. Prego, segretario. Allora, assume la presidenza la consigliera Liberto. Si tratta in realtà di una presa d'atto più che di una determinazione, perché le indennità, come sapete, sono normate dal decreto del Ministero dell'Interno numero 119 del 2000. Il Consiglio Comunale nella seduta del 26/8/2024 con atto portante il numero 21 ha eletto Presidente del Consiglio e il consigliere Maria Grazia Girei, per cui occorre prendere atto dell'indennità che va corrisposta al Presidente, che è, come sapete, identica a quella del precedente e quindi ed è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Per cui l'importo si attesta a 1254,99, ripeto, è una presa d'atto in relazione a un disposto normativo. C'è qualcuno che vuole intervenire? Possiamo mettere i voti, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Mettiamo i voti di immediata esecutività. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Gli uffici possono intervenire? Prego, dottore Tornambar. Sì, buonasera a tutti. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 25. Consiglieri comunali, sindaco. C'è il dottore Tornambar che sta parlando. Dicevo, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 25 del 26 agosto 2024, questo ente dispensa il bilancio di previsione 2024-2026 che oggi, sulla base delle richieste pervenute dai vari responsabili di servizio dell'ente e dei dirigenti, ricorre
ricorre la necessità di apportare le variazioni con riferimento all'esercizio finanziario 2024, 2025 e 2026. Variazioni che sono riepilogate e dettagliate nell'allegato A1, allegato alla proposta, che ovviamente non leggerò perché voi consiglieri ne avete avuto modo di prenderne visione, ma che le cui risultanze contabili sono indicate nella stessa proposta e distinte per i tre anni interessati dalle variazioni. In particolare per l'anno 2024 si prevede un incremento della spesa di 301.919,35, aumento che viene finanziato da maggiore entrata per 158.158,87 e per minori spese di 143.760,48. Il totale a pareggio ammonta a 301.919,35. Per l'anno 2025 invece le maggiori entrate che occorre variare il bilancio ammontano per 328.401,28, finanziate queste da un aumento di entrate di 17.915 e di minori spese per 310.486,28 per un totale a pareggio di 328.401,28. Infine per l'anno 2026 occorre denunciare maggiori spese per 331.088,28 finanziate per euro 20.602 di entrate e per minori spese per 310.486,28 tali da pareggiare le maggiori spese di 331.088,28. Le variazioni proposte non alterano gli equilibri di bilancio, così come si dimostra nell'allegato 2 alla proposta, e le variazioni hanno ottenuto il parere favorevole da parte del Collegio delle Revisioni dei Conti. Grazie dottore Tornabè, c'è qualcuno che vuole intervenire sul punto? La commissione si è riunita, devo chiedere al vicepresidente. Ci riuniamo 2 secondi e per il parere. Va bene. 5 minuti di sospensione.